Tutto inizia con la domanda di Pilato: sei tu il re dei Giudei? Gesù vuole far capire a Pilato che la domanda è più semplice di quanto egli creda, ma che ha un significato solo se non ripete semplicemente una parola. Perciò domanda a sua volta: dici ciò da te stesso o altri te lo hanno detto di me? Cerca di condurre Pilato a una visione superiore. Gli parla del suo regno, un regno che non è di questo mondo. Il procuratore capisce una cosa, che non si tratta di un regno politico. Se si vuole parlare di religione, lui non vuole entrare in queste questioni. Domanda perciò con una punta di ironia: dunque tu sei re? Onde tu lo dici, io sono re. Dichiarando di essere re, Gesù si espone alla morte. Ma invece di discolparsi, afferma con forza. Lascia trapelare l'origine superiore. Sono venuto nel mondo, dunque misteriosamente esiste la vita terrena. Viene da un altro mondo, è venuto sulla terra per essere testimone della verità. Tratta Pilato come un'anima che ha bisogno di luce e di verità e non come un giudice. Si interessa al destino dell'uomo Pilato e al suo personale. Bello a ricevere la verità, vuole indurlo a rientrare in se stesso, a guardare le cose con occhio diverso, a porsi al di sopra della contesa momentanea con i giudei. Il romano coglie l'invito che Gesù gli rivolge, ma questo genere di speculazione è scettico e indifferente. Il mistero che intravede nelle parole di Gesù gli fa paura e preferisce terminare la conversazione. Mormora perciò tra sé, scrollando le spalle, che cos'è la verità? Dal pretorio. Quanto è attuale questa pagina del Vangelo? Anche oggi, come in passato, l'uomo non cessa di domandare che cos'è la verità. Ma come Pilato volta distrattamente le spalle a colui che ha detto: sono venuto nel mondo per rendere testimonianza alla verità. Io sono la verità. Attraverso internet ho seguito innumerevoli dibattiti su religione e scienza, su fede e ateismo. Mi ha colpito una cosa: ore ed ore di dialogo senza che venga mai fatto il nome di Gesù. E se la parte credente qualche volta osava nominarlo e addurre il fatto della sua risurrezione dai morti, si cercava di chiudere il discorso come non pertinente al tema. Tutto avviene si Christus non daretur, come se al mondo non fosse mai esistito un uomo che si chiamava Gesù Cristo. Parlato di ciò, la parola Dio diventa un contenitore vuoto che ognuno può riempire a suo piacimento. Dio si è preoccupato di dare lui stesso un contenuto al suo nome. Il Verbo si è fatto carne. La verità si è fatta carne. Di qui lo strenuo sforzo di lasciare fuori del discorso su Dio. Egli toglie all'orgoglio umano ogni pretesa per decidere lui
che cos'è Dio. Ah, certo, Gesù di Nazaret, si obietta, ma se qualcuno dubita perfino che sia esistito. Un noto scrittore inglese del secolo scorso, conosciuto al gran pubblico per essere l'autore di romanzi e di film Il Signore degli Anelli, John Ronald Tolkien, in una lettera dava questa risposta a suo figlio, la stessa obiezione. Occorre una stupefacente volontà di non credere per supporre che Gesù non è mai o che non abbia detto lui le parole che gli vengono attribuite. Tanto esse sono impossibili a inventarsi da nessun altro mondo, come prima che Abramo fosse io sono. E chi vede me vede il Padre. L'unica alternativa alla verità del Cristo, aggiungeva lo scrittore, è che si tratti di un caso di demente megalomania e di una frode gigante. Potrebbe però un caso del genere reggere a 20 secoli di accanita critica storica e filosofica e portare i frutti che ha portato? Oggi si va oltre lo scetticismo. C'è chi pensa che non si deve neppure porre la domanda che cos'è la verità, perché la verità non esiste. Tutto è vivo, nulla è certo. Pensare diversamente è intollerabile e presunto. Non c'è più spazio per le grandi narrazioni sul mondo e sulla realtà, comprese quelle su Dio e su Cristo. Fratelli e sorelle, atei, agnostici o ancora in ricerca, se ce n'è qualcuno in ascolto, non è un povero predicatore come me che ha pronunciato le parole che ora sto per dirvi. Uno che molti di voi ammirano, di cui scrivono e di cui forse si considerano anche discepoli e continuatori, Søren Kierkegaard, corrente filosofica dell'esistenzialismo, dice: si parla tanto di vite umane, si parla tanto di vite sprecate, ma sprecata è solamente la vita di quell'uomo che mai si rese conto, perché non ebbe mai nel senso più profondo l'impressione che esiste un Dio e che egli, proprio lui, il suo io, sta davanti a questo Dio. Troppa ingiustizia e troppa sofferenza nel mondo per credere in Dio. È vero. Ma pensiamo più assurdo e intollerabile diventa il senza la fede in un trionfo finale della verità e del bene. La risurrezione di Gesù dai morti, che celebreremo fra 2 giorni, è la promessa che quel trionfo ci sarà, perché è già cominciato con lui. Se avessi il coraggio dell'Apostolo Paolo, dovrei gridare anch'io: congiuro, lasciatevi riconciliare con Dio. Non sprecate anche voi la vita. Non uscite da questo mondo come Pilato uscì da Dio con quella domanda in sospeso: che cos'è la verità? È troppo importante. Si tratta di sapere se abbiamo vissuto per qualcosa oppure invano. Il dialogo di Gesù con Pilato offre però l'occasione anche per un'altra cosa.
esortazione, rivolta questa volta a noi credenti di Chiesa, non a quelli di fuori. La tua gente e i sacerdoti ti hanno insegnato a me. Gens tuet erunt mihi. Gli uomini della tua Chiesa, i tuoi sacerdoti ti hanno abbandonato. Hanno squalificato il tuo nome con orrendi misfatti. E noi dovremmo ancora credere in te? Anche a questa terribile obiezione vorrei rispondere con le parole che lo stesso scrittore ricordato scriveva a suo figlio. Il nostro amore potrà essere raffreddato e la nostra volontà scalfita dalle deficienze, della follia e dei peccati della Chiesa e dei suoi ministri. Ma non credo che chi ha creduto davvero una volta abbandona la fede. Meno di tutti chi ha qualche conoscenza della storia. Ciò fa che ci spinge a distogliere lo sguardo da noi stessi, dalle nostre colpe, e trovare un capro espiatorio. Penso di essere sensibile agli scandali come lo sei tu, sempre scriveva suo figlio, e come lo è ogni altro cristiano. Ho sofferto molto nella mia vita a causa di preti ignoranti, stanchi, deboli e a volte anche cattivi. Un risultato del genere c'era da aspettarselo. Cominciò prima della Pasqua, con il tradimento di Giuda, il rinnegamento di Pietro, la fuga degli Apostoli. Piangere allora, sì, raccomandava al figlio, ma per Gesù. Per quello che deve sopportare lui, prima che per noi. Piangere, aggiungiamo noi oggi, con le vittime e per le vittime dei nostri peccati. Una conclusione per tutti, credenti e non credenti. Quest'anno c'è Pasqua non al suono gioioso di campane, ma con il rumore di bombe ed esplosioni devastanti che avvengono non lontano da qui. Vediamo quello che rispose un giorno Gesù alla notizia del sangue fatto scorrere da Pietro e del crollo della torre di Siloe. Se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. Date le vostre lance in falci, le vostre spade in aratri, i vostri missili in fabbriche e case, perirete allo stesso modo. Una cosa gli eventi recenti ci hanno improvvisamente ricordato. Gli assetti del mondo possono cambiare da un giorno all'altro. Tutto passa, tutto invecchia. Tutto non è beata gioventù e meno. C'è un solo modo di sottrarsi alla corrente del tempo che trascina tutto dietro di sé. Passare a ciò che non passa. Mettere i piedi sulla terraferma. Pasqua significa passaggio. Facciamo tutti quest'anno una vera Pasqua. Padri, fratelli e sorelle, passiamo a quello che non passa. Passiamo ora con il cuore, prima di passare anche